Attenti all'insegna del divertimento e dei sani valori. Nella giornata di venerdì scorso, presso la chiesa del Preziosissimo Sangue, è andata di scena la serata conclusiva dell'oratorio estivo. Un percorso intenso e di grande organizzazione, con i tanti iscritti che hanno partecipato alle tante attività divise nelle varie giornate. Avendo un'ora bellissima come comunità parrocchiale, come lo viviamo tutti gli anni. Quest'anno è un anno particolare perché noi celebriamo il 10° anniversario del nostro oratorio estivo. Un oratorio che quest'anno ha avuto tante belle novità, innanzitutto dalla qualità e dal numero elevato dei ragazzi. Siamo circa 155 ragazzi con uno staff tra animatori, tra i genitori, i catechisti, coloro che ci aiutano nei vari servizi, di circa 60. E allora l'oratorio estivo è sempre un momento di grande aggregazione per la comunità parrocchiale e per quanti vivono attorno a noi. Inoltre, grazie alla partecipazione dell'agenzia Allianz La Ginestra del dottor Fabrizio Caiazza, la squadra vincitrice ha ricevuto una medaglia in ricordo dell'evento. L'oratorio diventa sempre un momento per dare un sorriso, una gioia, una speranza ai nostri ragazzi. E questa sera sono anche ben lieto, ecco, di accogliere la Ginestra Allianz, perché sponsorizza anche delle medaglie per la squadra vincitrice di questo oratorio estivo 2019. Tra l'altro c'è un grande legame tra me persona con l'agenzia stessa, sono un filiano dell'agenzia e siamo onorati veramente della vostra presenza e mi auguro che possiamo sempre fare insieme dei percorsi, ecco, per creare il vero senso del sociale. Un momento per il sociale dedicato ai più giovani che l'agenzia ha reso particolare, rinnovando l'appuntamento anche per il futuro. Sì, davvero una bella iniziativa questa e siamo felici di essere presenti a premiare questi ragazzini e dare incoraggiamento a tante iniziative sociali come questa, sociali dove viene premiato sia lo spirito diciamo di comunità, liturgico eccetera, e bravo Don Salvatore che ha la capacità di mettere tutti insieme e far felici bambini e famiglie.